Buonasera, benvenuti e benvenute a questo concerto. Siamo all'interno della nona stagione di concerti di Musica al Tempio, questa associazione di volontari che organizza concerti qui nel Tempio Valdese di Milano. E questa sera avremo il piacere di ospitare e di poter assistere al concerto finale della seconda edizione di un workshop, quindi di un laboratorio dedicato alla musica da camera. Questa iniziativa è abbastanza particolare, se vogliamo. Si tratta infatti di un progetto intitolato Progetto Bottega, proprio per ammiccare alla tradizione del Rinascimento, di condividere insieme a un maestro delle esperienze per poter imparare e condividere l'arte insieme al maestro. Questa idea è venuta a Yulia Berinskaya, questa nota violinista solista, affermata solista e didatta, di origine russa, che ha studiato al Conservatorio di Mosca, erede della scuola di Yuri Yankelevich, e con la quale io personalmente mi è capitato di suonare qualche anno fa un quintetto, il quintetto di Brahms, e da lì a lei è venuta l'idea di sviluppare questo format di condivisione della musica da camera insieme ai giovani. E quindi quello che è accaduto in questi giorni è esattamente questo, cioè si sono iscritti ben 11 ragazzi provenienti, alcuni anche da Berlino, dalla Svizzera, da altre parti d'Italia, per approfondire e montare insieme con Yulia Berinskaya e Davide Cabassi al pianoforte il quintetto di Franck. Quintetto di Franck per ovvie ragioni, perché questo è il bicentenario dalla nascita. A moderare la serata, introdurre il programma nel dettaglio, perché come potrete vedere dalle note di sala, chi ci segue online potrà poi guardare con più calma, il programma è molto variegato e quindi richiede un'introduzione. A introdurci alla parte prettamente artistica e tecnica sarà un vero e proprio presentatore, il presentatore di Radio Classica, noto e molto apprezzato nel panorama nazionale, Luca Ciammarughi. Quindi ringrazio questi artisti, ringrazio Luca Ciammarughi per introdurci a ciò che andremo ad ascoltare e vi auguro un buon ascolto. Buonasera a tutti, mi fa molto piacere di essere qui per presentare questo progetto di Yulia Berinskaya. Musica e spiritualità è il titolo di questa serata in omaggio a César Franck, con questo progetto Bottega che dà la possibilità a musicisti giovani e meno giovani di dialogare e di incontrarsi, cosa che in fondo noi nella nostra vita di musicisti non facciamo poi così tanto spesso. La vita del musicista è spesso una vita di competizioni, di scontri, di concorsi, di obiettivi. Certo si lavora poi insieme quando si fa musica da camera in vista di concerti, ma spesso le prove al giorno d'oggi sono anche molto frettolose. Quindi lo spirito di questo workshop è veramente qualcosa di innovativo e di molto bello, prendersi il tempo per riflettere insieme anche in un clima meno ingessato rispetto a quello del concerto tradizionale e in un dialogo con il pubblico un po' diverso dal solito. Yulia Berinskaya ha scelto César Franck
per questa serata, proprio per rivendicare l'umanità e la spiritualità di cui abbiamo più che mai bisogno in questi tempi, tempi di opposizioni, tempi di scontri, tempi a volte di semplificazioni anche. E la figura di César Franck in effetti è una figura molto speciale, qualche volta anche un po' dimenticata, diciamo, nel mainstream classico, rispetto ad esempio a quelle di Debussy o Ravel nel mondo francese o ai tanti altri compositori che costituiscono il canone della musica classica occidentale. Sicuramente Franck è ricordato come un grandissimo organista, come un uomo legato alle grandi chiese di Parigi, la chiesa di Santa Clotilde in particolare, dove era organista titolare, come insegnante al Conservatorio di Parigi e come uomo appunto di profonda spiritualità. È molto bella anche la sua musica, ad esempio, liturgica e sacra. Questa sera noi affronteremo, diciamo, un connubio fra quella che è la sua spiritualità e anche la sua vena più umana, più terrestre, anche più sensuale, se vogliamo. L'incontro del sacro e del profano in Franck è particolarmente commovente, ad esempio nella stupenda sonata in La maggiore, ma anche naturalmente nel quintetto. E quello che mi piace ricordare a proposito dell'umanità di Franck è che visse in un periodo in cui i musicisti francesi erano spesso anche un pochino in rivalità fra di loro. Penso appunto a Saint-Saëns, ad esempio Camille Saint-Saëns, il famoso compositore del Cigno o del Carnevale degli Animali, che suonò proprio al pianoforte la prima esecuzione di questo quintetto e che però rimase tutto sommato un po' insoddisfatto dalla scrittura di Franck, che era una scrittura rispetto a quella appunto di Saint-Saëns un po' più carica, più pesante se vogliamo, piena di pathos, piena di cromatismo, con influenze wagneriane anche molto forte, mentre Saint-Saëns, diciamo, aveva uno stile più asciutto se vogliamo, più neoclassico ante litteram, quasi anticipatore di Ravel per certi versi. E tuttavia, anche all'interno di questo dibattito, di questo dialogo continuo fra i musicisti che in quel momento in Francia rivendicavano una scuola nazionale francese, anche dopo la guerra con la Germania, la disfatta di Sedan, per i francesi era importante rivendicare un'ars gallica, no? Un'arte nazionale francese, che però si declinò appunto in tanti modi diversi, Nel gusto proprio della differenza, nel gusto del confronto acceso, a volte dello scontro. Pensiamo al giovane Debussy, ad esempio, che rivoluziona la musica pochi anni dopo, anzi in quegli anni, e che vuole in qualche modo far piazza pulita dell'Accademia, dei luoghi chiusi, per trovare la musica en plein air, quindi opposto a Franck, che invece per certi versi era, diciamo, molto legato anche a una certa accademia, naturalmente sublimata. Eppure questi scontri, queste diatribe danno luogo a un vero e proprio dialogo, appunto, quello che tutti ci aspetteremo dall'arte e dalla vita, cioè non un conflitto unilaterale fra due parti che non dialogano, ma invece una continua dibattito e una dialettica che poi ha dato luogo a tutti questi capolavori che oggi ascolteremo. E di César Franck poi parleremo ancora insieme a Julia Berinskaya, a Davide Cabassi e agli altri musicisti che poi vi annuncerò uno a uno, ma sottolineo che oggi ascolteremo in apertura, prima di Franck, un duo di Wolfgang Amadeus Mozart per violino e viola. In Mozart naturalmente la spiritualità si declina in senso assoluto, trascendentale, quasi ineffabile direi, impossibile ad esempio definire la spiritualità del Requiem che chiude il percorso artistico anche esistenziale di Mozart, una delle vette assolute della storia dell'umanità, non soltanto della musica. E poi anche Alfred Schnittke, una figura molto interessante della Russia del secondo Novecento, di origini tedesche, compositore considerato polistilista, capace di
riassumere in sé tante tendenze diverse, da qualcuno definito postmoderno, era veramente un eclettico, ma anche un po' un dissidente. In effetti in Russia Schnittke fu un po' mal sopportato per un tipo di scrittura che osava continuamente sperimentare nuove formule lontano da qualsiasi cliché, sia del cliché dei più conservatori, sia del cliché di certe avanguardie magari più dogmatiche. In questo quartetto per archi numero 3 è veramente un pezzo affascinante, che tra l'altro rielabora momenti del passato. Per esempio vi è la citazione dello Stabat Mater di Orlando di Lasso, ma anche della grande fuga di Beethoven, e in una sorta di pastiche però molto originale mette insieme questi elementi che dal Rinascimento arrivano al Romanticismo fino al Novecento in qualcosa di veramente affascinante e originale. Ma parleremo di altri aspetti insieme a Giulia Berinska e Davide Cabassi, che io invito qui sul palco anche per parlare di Progetto Bottega. Benvenuti. Ecco Giulia, benvenuta. Ho detto qualcosa appunto su questa importanza del dialogo, che in César Franck divenne poi una vera e propria scuola, perché Franck poi attorno a sé riunì in quella che venne chiamata Bande à Franck, la banda degli allievi di Franck, una serie di figure molto diverse fra di loro, da Chausson a Duparc a Dandy. Ognuna di queste aveva un tipo di spiritualità o di sensibilità diversa, eppure tutti erano uniti sotto il segno di questa figura così carismatica. E potremmo dire lo stesso di questa sera. Tu sei un po' il centro di questo progetto Bottega, che appunto nasce come una sorta di bottega rinascimentale in un nuovo rapporto anche fra didattica e concertismo, no? Spiegaci un po' cosa intendi per questo workshop. Buonasera, grazie di essere qui. È doveroso ringraziare Tempio Valdese, che ci accoglie per ben seconda volta con questa iniziativa. Ci tengo a sottolineare, perché siamo partiti l'anno scorso in pieno Covid, eravamo qua con mascherine, ce l'abbiamo fatta l'anno scorso, è andata bene questo format, e quindi il Tempio, stagione del Tempio, ci ha creduto in questo format, eccoci qua a rifarlo. Il format in realtà, come tutto nuovo, è un ex vecchio, no? Per cui penso che possiamo testimoniare, poi passerò la parola anche al collega, a Davide Cabassi, perché i ricordi che possiamo avere noi della nostra infanzia, di aver magari incontrato illustri maestri, musicisti affermati che ci hanno accolto nei loro programmi, nelle loro tournée, e quanto in effetti si impara. Quindi personalmente sono partita da questa idea, cioè quanto si impara lavorando insieme. Quindi non è un masterclass, non è che io oggi insegno, ma io oggi mi siedo insieme a te a fare la banda di Franck, in questo caso la nostra banda che sentirete stasera. Non mi voglio dilungare, il concetto mi sembra molto chiaro, passerei parola a Davide. Buonasera, grazie Luca, grazie Giulia, grazie al Tempio che ci ospita. Per me è la seconda volta di questa esperienza, e si rinnova l'entusiasmo del lavorare con i giovani, con questa cosa speciale di montare un pezzo in 3 giorni, 4 giorni che stiamo lavorando, per cui in tempi anche molto stretti. Questo anche è una lezione per i ragazzi, che imparano quello che poi succede nella vita reale, nel professionismo, quando c'è pochissimo tempo per fare prove, per discutere eccetera. Però lo fanno con riferimento di 2 persone che hanno più esperienza di loro, chiaramente, e che mettono anche un po' di pressione da un certo punto di vista. Lavorare con qualcuno che è più avanti nel percorso aiuta sia dal punto di vista musicale, ma anche dal punto di vista proprio dell'impegno che uno deve mettere per lavorare con qualcuno con più esperienza. Io ricordo tante cose fatte da ragazzi insieme con grandi maestri eccetera, e sono state le esperienze che
che mi hanno più cresciuto. E mi fa piacere qua ricordare Daniele Gai, che è stato per me un padre e che è molto legato a questo posto e che per me è stata la musica da camera quando avevo... Ah no, ero più piccolo dei ragazzi di stasera, per cui insomma sono doppiamente contento di ultimare questo progetto qua. Grazie. Grazie Davide, in effetti sì, in effetti questa preparazione anche poi a quelli che sono i ritmi del mondo concertistico è importante, però aggiungo che forse noi non sempre avevamo la possibilità di lavorare magari come può succedere oggi in un contesto come questo, proprio a stretto contatto con grandi maestri, magari andavamo più spesso a masterclass, mentre oggi secondo me inizia a nascere anche un nuovo rapporto sia fra i concertisti e il pubblico, sia fra maestro e allievo, perché spesso io ho iniziato a insegnare quest'anno, mi rendo conto che spesso anche gli studenti hanno molto da dare, no, al maestro. Mi è capitato di imparare anche, appunto, no? Penso a tutti noi sia capitato di imparare da qualche allievo. Sì, è il concetto vecchio nuovo, zusammen musizieren, il che vuol dire che impara tu, ma imparo anch'io, senz'altro. Bene, io partirei con il primo duo, violino e viola. Abbiamo Lucrezia Bussola al violino e Elisa Marchetto alla viola, che ci fanno ascoltare di Wolfgang Amadeus Mozart il duo K423. Buon ascolto.
Serata scambiamo anche qualche battuta con i musicisti, le musiciste in questo caso, appunto Lucrezia Bussola, violino, Elisa Marchetto, viola, anche per inaugurare un po' un format diverso, inusuale. E con questo Mozart appunto abbiamo ascoltato un Mozart veramente
estremamente dialogico. Naturalmente qui gli attori del dialogo sono soltanto due, ma la complessità è ciò nonostante notevole, e sono gli anni in cui Mozart scrive anche i quartetti dedicati a Franz Joseph Haydn, veramente esempi sommi di dialogo cameristico come emblema anche di dialogo fra persone. I due strumenti in questo caso sembrano quasi voci umane, appunto, che fanno un microteatro strumentale. Ma veniamo appunto a questo progetto Bottega. Volevo chiedere a voi qualche impressione appunto su questo nuovo modo di lavorare e su come avete vissuto questo progetto. Sì, certo, buonasera. Per quanto riguarda questo progetto, intanto questo duo siamo molto contente, credo valga per entrambe, il fatto che è stato messo su, quindi provato in pochissimi giorni, e questo credo sia nello spirito del workshop, quindi trovarsi come persone singole e formare qualcosa di molto bello insieme, come è successo. E complimenti, perché non è per niente facile, tra l'altro, come brano. Mozart ha sempre quella falsa linearità, falsa semplicità, no? In realtà si è qui più che mai, come dire, nudi, perché sono solo due strumenti senza un pianoforte, senza un supporto armonico. Lucrezia Bussola. Intanto condivido assolutamente le parole di Elisa. E per me questo workshop è stato importante, così come l'anno scorso, perché ho partecipato anche alla prima edizione. Una cosa secondo me molto, molto preziosa per noi studenti è la possibilità di suonare anche insieme ai maestri, perché si impara tantissimo suonando insieme, respirando insieme e vedendo come loro lavorano veramente sul campo dalla parte del palco, e questo è stato molto formativo. Se dovessi dire la cosa più importante o una cosa che hai imparato in particolare in questi giorni lavorando su questi brani? Domanda difficile. Sì, molto. La capacità di adattarsi senza far venire meno la propria personalità, però adattare appunto la propria personalità in base alle altre e sapersi conoscere e condividere la musica. Grazie mille. Grazie a Lucrezia Bussola, Elisa Marchetto, complimenti per questo Mozart. E adesso passiamo a César Franck. A César Franck con Dalila Guzzi al violino e Marina Panova al pianoforte, che ci suonano il sublime primo movimento Allegretto ben moderato dalla sonata in La maggiore. Si pensava tra l'altro che questa sonata fosse, che una delle frasi di questa sonata fosse la cosiddetta petite phrase, la piccola frase della Recherche di Proust, quella frase appunto che segna l'amore fra Odette e Swann. Probabilmente non è così, però è importante ricordare che quest'anno non è soltanto l'anniversario, i 200 anni dalla nascita di César Franck, ma è anche il centenario prustiano. E proprio Marcel Proust, uno dei più grandi scrittori del Novecento, se non per certi versi il più grande insieme a James Joyce e a pochi altri sommi, Proust ascoltava spessissimo la musica di Franck e la considerava accanto a quella di Wagner, accanto agli ultimi quartetti di Beethoven e a Schumann, forse una delle musiche più alte che sia mai stata scritta. Quindi lascio la voce al violino e il pianoforte di Dalila Guzzi e Marina Panova.
Complimenti a Dalila Guzzi e Marina Panova per questo primo movimento della sonata di Franck. Io so che Marina è arrivata da Berlino, quindi non parla italiano. Le faccio complimenti per il pathos febbrile veramente della sua interpretazione, così come a Dalila Guzzi. Quindi chiederò qualcosa a Dalila su come avete lavorato in questi giorni, mettendo appunto in piedi un brano cameristicamente molto complesso. È la prima volta che vi vedevate oppure vi conoscevate già? Ci siamo conosciuti a Berlino, però è la prima volta che lavoriamo insieme a dei maestri col nostro duo, esatto, sì. Ed è stato molto interessante ricevere opinioni diverse, input diverse, e siamo potute crescere, e questo è il risultato. Vediamo come si prosegue. Benissimo, grazie mille. Grazie. Grazie. E proseguiamo con Alfred Schnittke, appunto, andiamo nella Russia, tanto controversa Russia, qui siamo nel XX secolo, appunto. Mi espongo personalmente dicendo che secondo me è giustissimo suonare in questo momento musica russa e farla conoscere, così come musica ucraina e di qualsiasi altro paese. E con Schnittke abbiamo un compositore, tra l'altro, che unisce una forte spiritualità con una ricerca, anche una sperimentazione, che qualche volta risultò un po' sgradita, appunto, in epoca sovietica. Si potrebbe fare un parallelismo con una sua collega e compositrice altrettanto famosa, Sofia Gubaidulina, grande compositrice, appunto, dell'età di Brezhnev, quando ancora appunto una certa censura gravava su quella che veniva chiamata musica degenerata. In realtà questa definizione deriva già in parte da altre forme di totalitarismo nella Germania nazista. Noi sappiamo benissimo che esisteva una entartete Musik, musica cosiddetta degenerata, cioè troppo sperimentale, troppo dissonante, troppo ricercata magari nell'unire anche musiche diverse come il jazz, la musica klezmer, la musica ebraica, e questo infastidiva, appunto. I regimi hanno sempre voluto una musica più trionfale, più sana, in realtà, forse per coprire proprio le storture di un mondo che sano non era. Invece, per fortuna, l'arte esplora anche l'ignoto e lo sconosciuto, e così fa Schnittke, riagganciandosi però alla tradizione. Come dicevo, in questo quartetto numero 3 cita Orlando di Lasso, cita Beethoven, in un lavoro veramente molto molto stimolante all'ascolto. Io invito qui il quartetto Sincronie, composto da Uman Vasiri, Agnese Maria Balestracci, Arianna Bloise ed Esther Vianello, che ci suonano due movimenti, il secondo e il terzo, dal quartetto numero 3 di Schnittke.
Thank you.
Chiedo ai musicisti del quartetto Sincronie di fermarsi ancora un attimo con me per appunto raccontarci qualcosa di questi giorni di workshop. Venite pure al centro perché abbiamo lo streaming. E, come preannunciavo, appunto, questo quartetto numero 3 di Schnittke è un lavoro straordinario perché unisce natura e cultura, naturalezza nella scansione ritmica, nel canto a cui Schnittke non rinuncia, nella melodia, a tutti questi artifici che abbiamo ascoltato che ampliano moltissimo lo spettro degli oggetti poetabili, potremmo dire, o musicabili, appunto con i suoni armonici e con questo continuo trapasso da delicatezze etere a momenti invece più violenti. Veramente una partitura straordinaria. Volevo chiedere un po' a loro di raccontarci come hanno lavorato in questi giorni su questo quartetto. Voi siete un quartetto già formato, credo, da diversi anni, quartetto Sincronie di nome e di fatto, perché oltre alla sincronia ritmica c'è veramente un grande affiatamento emotivo. E, insomma, liberamente qualcosa su questi giorni di lavoro, oppure se volete dire qualcosa sul vostro rapporto con questa partitura. Ma guardi, questi giorni di lavoro sono stati importantissimi perché un conto è approcciare questo tipo di partitura attraverso quello che ovviamente Schnittke ha scritto, e un conto invece è incontrare una persona come il maestro Belinskaya, che viene da quel mondo, che parla quella lingua e a noi ha aperto delle prospettive sulle pronunce, ma anche sul periodo storico, su quello che è stato quel momento, quel vivere la Russia di quei tempi, che portano in avanti la ricerca dentro la partitura. Sì, d'accordo, e per quanto riguarda questo progetto è molto bello poter condensare in pochi giorni il desiderio di suonare insieme, di portare avanti un progetto d'insieme, perché a parte noi che ci conoscevamo già, gli altri musicisti sono tutte persone che sono arrivate da vari luoghi d'Italia, e in pochi giorni si riesce a creare il clima e appunto il feeling per arrivare a fare un concerto, quindi questo è... Sono i due lati. Per noi è stato utile lavorare a Schnittke ed è stato bello essere qui in questo progetto. Sì, confermo, diciamo, la preziosità di questa collaborazione, di questo workshop. Noi, diciamo, è da tempo che ci addentriamo in questo linguaggio, quindi appunto avere spunti nuovi e veramente validi per la lettura di questo linguaggio è stato fondamentale. E nulla, ci piace anche
diciamo, proporlo e diffonderlo. Buonasera. Sì, è stato un lavoro molto interessante, condensato in poco tempo ma molto efficace. È stato bello anche spaziare da un repertorio per quartetto d'archi, poi invece con un repertorio in cui è presente il pianoforte, quindi anche un tipo di lavorazione all'interno differente. Quindi molto molto utile e molto interessante lavorare appunto anche con il maestro Berinskaya, che ci ha dato degli spunti molto interessanti, molto utili per il nostro lavoro. E anche con Davide Cavassi, giustamente. Benissimo, grazie. Allora adesso noi chiudiamo la serata. Grazie mille. È stata veramente una bella opportunità poter ascoltare Schnittke, che in Italia non si ascolta quasi mai, veramente. E anche questo quintetto con cui chiudiamo la serata, in effetti, non è di poi così frequente ascolto. Io non mi dilungo perché ho già parlato troppo questa sera, il quintetto in fa minore di Franck, abbiamo già detto molto, e aggiungo solo che qua Franck realizza veramente in maniera altissima e con una maestria quasi unica, anzi unica, la cosiddetta forma ciclica, cioè voi sentite una cellula melodica, una piccola cellula che ritorna in tutto il quintetto, assicurando l'unità di questa creatura veramente straordinaria, in cui troviamo contrappunto bacchiano, troviamo Wagner, troviamo naturalmente la lezione beethoveniana, fino alle influenze di quello che è il clima francese di quegli anni, un clima venato di spiritualità ma anche di sensualità fin de siècle, appunto, che condizionerà poi tutto il primo Novecento francese. Io direi che non c'è altro da aggiungere, ricordo soltanto gli interpreti, che saranno, come dire, a geometria variabile all'interno di questo quintetto, nel senso che si alterneranno diversi musicisti per i diversi movimenti, e quindi avremo i violini di Julia Berinskaya, naturalmente Agnese Maria Balestracci, Lucrezia Bussola, Clara Geretti, Dalila Guzzi e Uman Vasiri, come viole Arianna Blois e Elisa Marchetto, violoncelli di Giulia Sanguinetti e Esther Vianello, e al pianoforte Davide Cabassi e Marina Panova. Buon lavoro e buon ascolto.
Thank you.